Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di 80 Days. Bentornati. Episodio velocissimo, dobbiamo fare tutto super veloci perché il tempo scorre. Purtroppo in questo gioco abbiamo imparato che, arrivati a Karachi, non mi ricordo niente, abbiamo scoperto nuove routes. Chi ha tempo non aspetti tempo, il tempo è denaro. Ci misi qualche ora a esplorare e a imparare a trovare nuove possibilità per come potremo andare avanti. Tra l'altro, ragazzi, fateci, dovrebbe essere il volume un po' migliore rispetto alle altre puntate. Speriamo, sì. Perché adesso abbiamo trovato un modo di registrare un po' più decente. Allora, pianifichiamo? Sì. Ok. Così sappiamo già dove andare. 120 uetta. Chetta. O giù. Chetta o uetta. Una Q mi sembra. E dove dobbiamo andare? Beh, potremmo fare India. No? Sembra abbastanza comodo. Ma Bombay, ci siamo già andati? No. Sì, no? Ah beh, non si può tornare indietro, quindi... Esatto. Ok, da Muscat a Karachi. Quindi potremmo fare o da sud... Ma Bombay non dobbiamo andare a fare qualcosa? Chi si ricorda? A me sembra di sì. Vediamo gli oggetti? Cosa abbiamo? Y. Allora, vediamo velocemente. Magari qualcosa da vendere di utile. Sì, quelli erano parte del bestiario. Anche questi. Nova Goa, l'unica cosa che potrebbe essere. E dove cazzo è Nova Goa? Cerchiamo di capirla. Vediamo un po'. Proviamo a vedere qua, esatto. Eccola lì. Qua. Allora andiamo a Bombay. Bombay, esatto, ci sta. Proviamo a negoziare? Beh dai, mi sembra un prezzo accettabile. Partiamo subito domani invece di aspettare. Sì, esatto. Tanto comunque abbiamo parecchi soldi, Bravo il Mr. Fogg. Quindi domani arriviamo Wednesday, mercoledì. Mm-hmm. Per 2,90. Anche perché il tempo scorre, ok che sono 80 days però. Dormiamo. L'hai già pianificato tutto a posto, giusto? Sì. Ok, basta, rimane da dormire. Il gioco è abbastanza chiaro, nel senso non è che puoi fare mille cose. The disputed sovereign of airship travel in Karachi was right, the blessed lady of middle years of the name Jamuna Edra. Jamuna Gajani, if you're being proper, you're correct. Non ho capito. Ma potremmo fare l'ultima. No, ma perché? L'Indisputed Sovereign of Airship Travel. Il viaggio è una specie di razzo quello che prendiamo, tipo. Avevi visto il disegnino? Sì, ma Jamuna Gajani è una tipa. Sì. Sì, sì, è la tipa che ci porterà la migliore, sì, la migliore opportunità di viaggio da Karachi era una bright dressed lady, esatto. Era di mezza età, che si chiamava Jamuna Ezra. Jamuna Gajani. Se vogliamo essere corretti, Ezra è il mio nome da signorina. Property is someone then. Ezra is evitiamo e facciamo la terza, magari senza impelagare i nostri protagonisti. Mi sembrava un'eccellente business donna d'affari. Abbiamo iniziato la conversazione discutendo tutti le possibili strade disponibili, ma presto abbiamo convenuto che avremmo utilizzato i suoi trasporti. Posso aiutarvi? Mi assicurò. Ma dov'è che volete andare? Delhi o Bombay? Ah. Perché magari dopo si apre un'altra strada. Ah, vediamo cosa ci consiglia lei. Where should we go? Così abbiamo delle informazioni. Dove dovremmo andare? Chiesi, piuttosto sopraffatto. Si lasciò andare una breve risatina. Dipende. O dove volete finire? Ah beh, diciamoglielo, dobbiamo fare il giro. Across Asia and America and then back to London, giusto? Magari ci dà una shortcut o qualcosa. O just fast. Beh, anywhere, però sai, che indizio è? Dobbiamo attraversare l'Asia e l'America e poi tornare a Londra. Ma da mezz'ora cominciò a ridere. Gentilmente all'inizio e poi sempre più forte. Alcuni degli uomini e delle donne che aspettavano nel suo ufficio esterno stavano origliando, curiosi. Londra?
Attraversando l'Asia? Sapete che state sbagliando strada? State sbagliando, siete andando dalla parte sbagliata. Alla seconda? It's for a wager, for a... è una scommessa. Siete adorabili. No, ma ha messo volevo tradurre. Scaccio via ogni tentativo di spiegare. Spiegazione tipo, con una mano. Il mio tentativo di spiegare. Siete adorabili. Mio marito adorerà questa storia. Madame Erezra mi mandò via con una con un gesto della mano. Ammetto, dicevo too about the good lady when it relayed mancanza. Ah, devo ammettere che ho tralasciato alcuni dei dettagli, uno o due dettagli di questa Shura. Signora quando ho fatto un resoconto del mio incontro con Miss Fogg. Vabbè, ok. Partiamo, non c'è servita particolarmente. Ah, detto depart. Deck. No? Abbiamo detto. Dove cazzo? Momai. Ok, la valigia va bene. Sì. 50 secondi. Va bene. Solo tanto meno 3. Le condizioni poi vengono mitigate. Savarkar Atmotic. Figata. Una specie di razzo. Tra l'altro io devo rileggere la roba di Jules Verne. Sì? Okay. Sì, l'ho letto troppo da piccolo. Anch'io. C'è un volume pubblicità. Ragazzi, c'è una serie della Mondadori. Sta ripubblicando dei libri fighissimi nella collana Draghi. Okay. Sono dei tomazzi incredibili. Enormi. In tutti i sensi. Sì, sono bellissimi. Okay. Costano pochissimo per quello che hanno. Okay. Io ne ho 4. Sì. Il problema è che sono dei tomazzi giganti. Alcuni sono molto poco leggibili. Okay. Ma c'è un'edizione di Elric di Melny Bonnet e di Corum di Michael Moorcock, bellissimo, solo quella di Elric, perché la mia edizione di Elric che avevo originale da piccolo non ce l'ho più, è uno dei libri fantasy più fighi del mondo. E poi hanno fatto anche tutti i romanzi di Jules Verne insieme. Ci sta. Io ho letto qualcosa da bambino, no, sono non stupendo. Mi ricordo l'inizio tantissimo. Della fantascienza, veramente sì, sì, vabbè, meraviglia, che alla fine sta roba sì, però nel giro del mondo in 80 giorni non c'è niente di steampunk. No, però nel senso è questo gioco è figlio di sì. Siamo saliti a bordo di un Savarkar Atmotic in metallo diretto verso Bombay. It was a sleek little conveyance. Era un piccolo, uno spazio piuttosto angusto. No doubt one of the prize of Madame. Senza dubbio l'orgoglio di Madame Ezra, della flotta di Madame Ezra. Sizable observation deck, the casino is the first concern. Vale. Tanto ci metto un giorno, chi se ne frega del cazzo. Tanto succede che se ne esatto. C'era un ponte osservazione, si chiama in italiano? Non lo so. Vabbè, immagino sia quello. Piuttosto comodo. Gli altri passeggeri si attaccarono al corrimano di ottone e guardavano attraverso i finestrini di vetro lucido mentre salpavamo in aria. Ma sai che figata? Che in realtà è l'aereo fa sì, la stessa cosa. Però detto così non su un razzo. Sì, quando non sai che... Beh, ha tanta vita, conversiamo, non c'è bisogno di curarlo. Magari c'è qualche indizio. Salve, Madame Bhattacharya. Vabbè, siamo in India. Sono il concierge di questa nave. Chiediamo di Bombay. Noi sappiamo cosa fare quando arriviamo. E non è... Non posso essere d'aiuto, monsieur. Ma cacchio. Nova Goa. Dobbiamo andare lì. Sì, potete viaggiare tramite Savarkar Atmotic da Bombay. Ah, okay, di nuovo, ottimo, ottimo. E poi? Da Nova Goa, boh. Singapore, vaffanculo. Minchia, figata, ci mangiamo un sacco di strada. Is that the time? Che bordi? Arrivederci. Bombay, Nova Goa, bene. Potremmo addirittura cercare, esatto, di tagliarci un po' di strada, sì. Perché sennò... La vista della costa indiana era fantastica. I squeezed in beside a gaily dressed Indian woman. Vabbè, mi sono pressato di fianco a una donna indiana vestita gaily, non, vivacemente. Sì, può essere. Al finestrino. Che stava.
Debbie Nervous che stava facendo qualcosa nervosamente con la sua gola, con un fazzolettino ricamato. Sì. She Cauterized. Mi lanciò uno sguardo. E poi mi sorrise. Tan tan tan. Allora, tu ti ricordi il cartone di Phileas Fogg, Il viaggio del mondo in 80 giorni? Assolutamente no, so che c'era scritto, a un certo punto una ragazza. Ti ricordi che erano animali? No, assolutamente. Scusate, anime, giro, mondo 80. Questa è Recollections che hai tu. No, 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 che non abbiamo ancora incontrato un personaggio, eccola qua. Dice prima o poi uscirà fuori. Vedi? Ok. Era Phileas Fogg, lui era Passepartout e c'era stata l'altra protagonista, la ragazza indiana. Beh, in effetti è indianina. Vabbè, e io, dai. Sai che sono tipo tre puntate che dico, ah, è lei! Eh sì, e invece non continui è. A dire, vabbè, dai. Non so se è questa. Proviamo a vedere. Adesso ridiamo, perché io voglio incontrarla. Le ho sorriso anch'io e poi si girò. To look at the rapidly receding ground. Ah, guardare il terreno, il suolo che si scorreva velocemente. The wonder spreading to her, permettendovi di vedere le meraviglie, la meraviglia allargarsi sul suo volto. La nave current through the woman. Colpì un refolo di corrente, facendo cadere la donna tra le mie braccia. La terza. Certo. Ovviamente a true gentleman, esatto. Never leaves no puzzle unsolved. È proprio la Layton. Mi scusai. Mi scusai. Come se fossi inglese, perché lui non è inglese, lui è francese. E lei arrossì e fece un passo indietro. Grazie, sir. Perché se non è signore, è sir. Disse velocemente. E se ne andò dal ponte d'osservazione senza guardare indietro. Strano. Io vorrei che fosse lei, non mi ricordo come si chiama, vorrei che fosse lei. Siamo arrivati. Eccola. È passato un giorno. Vidi la donna indiana del giorno prima. Beside a tightly corseted Englishman. Mem Saib. Che non so cosa persona, sia. Persona, forse. Vediamo. La guardiamo. Non la lasciamo, non la perdiamo di vista, vero? Guardai in direzione della donna. And she blanched. È tipo compagna, signora. Okay. Ah, è tipo la sua badante, ancella, sì, sì, sì. Conquistata. She made her excuse to her mistress and left the observation deck. Ah. Lasciò il ponte di osservazione dopo aver congedato la sua, essersi congedato dalla sua ancella. Stavo perdendo il mio charme. Fathom vuol dire tipo non potevo sopportarlo, sì. Una cosa del genere. Andiamo a seguirla. Sì. Oh mio Dio, Alia. Non guarderò mai questo episodio. Giulia, ti ricorda qualcosa? Il suo personaggio di... Ma chi si ricordava? Alalaya, come la chiamava? Mamma mia, adesso non mi hai triggerato. Aspetta che prendo uno screenshot e glielo mandiamo. Quindi... Conosci Alia? Chiesa. Ieri è caduta. Dissi in maniera onesta. E ho invitato che cadesse. Non volevo ferirla. Ma sembrava spaventata. Bugiardo, disse. La conoscete? Cosa avete fatto, Bruto? È la Madonna. L'ho solo presa mentre stava cadendo. Spiegai. Ieri, mentre stavamo decollando. Ah, il decollo era. Okay. Ah, sì, perché sotto non vedevi più il suolo, quindi si libravi. Ok. Siccome ce l'ha detto a metà frase, io pensavo che fosse... Già da un po' che... La Saib sembrava soddisfatta della mia risposta, perché si ritrasse. Ali ha avuto una vita difficile, disse in tono gentile. Sono molto protettivo nei suoi confronti. È raro vedere un'amicizia del genere. La donna sembrò addolcirsi. Non ci sono molti tra di noi che crederebbero possibile amicizia da due donne di questo tipo, intendo. Ma si sbagliano.
vidi Alia e la MM6 solo un'altra volta, as we were disembarking, mentre sbarcavamo dall'Atmotic. Bella prima. Mi inchinai, feci un inchino nei confronti verso Alia. E mi ricambiò con un mezzo sorriso prima di coprirsi il volto col suo pallu. Le osservai mentre si allontanavano. La Messaib la softing as you got it. E vi notai l'espressione torva della Messaib addolcirsi mentre guidava la sua compagna in maniera gentile. Magari non è lei, però. No, ma è figo come cosa, ci sta. I think we can complete. Oh. Vediamo, magari il mercato c'è qualcosa. Quale completo? Allora, quella a Singapore, che abbiamo detto andiamo a Singapore. Questa? Sì, vedi. 1400, ma anche il sugar cane. Ah, allora prendiamo. Tanto sappiamo che vogliamo andare a Singapore. Sofa ship time. Ma non penso che prenderemo navi adesso, in Grecia, in Turchia. Allora, questo lo pigliamo per viaggio nero. Può essere utile, va bene. No, più che altro dici che possiamo completare un kit, è l'unica parte. Sì. Air Travel Set, giusto? Per viaggiare in aereo, per essere meno disagevoli in aereo. Allora. Cazzo. Pazienza, riempiamola. Sappiamo che sarebbe andato così. E io prenderei gli altri due. Turmeric e sugarcane. Fammi vedere se riusciamo a vendere qualcosa bene. Ma che ne sai che cosa ci può servire o no alla fine? No, ora abbiamo l'Air Traveler. Quindi se è possibile cerchiamo di viaggiare quando si può per aereo. Quindi vuoi comprare anche il resto? Io prenderei le prime due, semplicemente. Che sappiamo che Singapore valgono di più, dovremmo andare a Singapore, hanno detto che è collegata da Nova Goa con il razzo, quindi ne approfitterei. Il resto, per me non c'è bisogno. Pianifichiamo subito. Sì. Nova Goa, negotiate. Sì. Vabbè, potrebbe essere accettabile per risparmiare un giorno, che dici? Sì. Ok. Ho sbagliato. Dormiamo, è l'unica cosa che possiamo fare. Se fra due giorni, magari domani, faremo qualche avventura, qualcosa in città, succederà. 18 minuti, ok, siamo a metà episodio. La messa in fog non mi importava nulla delle meraviglie di Bombay, ma mi diede un po' di ore di permesso mentre si stava godendo il suo giornale da sera. And I was puffing my way up Malabar Hill, the highest point. E così sono finito per scalare la Malabar Hill, al punto più alto di Bombay Sud. Mi sono fermato in cima per guardare verso la città. Sì, ci sta. I could see the gas lamps along. Riuscì a vedere le lampade a gas lungo la collana della regina di Marine Drive venire illuminate una dalla volta in preparazione per la sera. E palm trees waving the salt scented. Okay. E alberi di palme che oscillavano nella brezza salina della sera. Catching my breath, I found my steps here. Riprendendo il fiato, trovai quasi impossibile resistere ai gradini verso il basso. No, verso il The Bangia Temple. Ah, boh. O i giardini pensili. Tempi o giardini? Fico. A Bombay. Dove andresti tu? Tutte e due. Lo so, ma non siamo in vacanza. Maledizione. Tu? Che faresti? Giardini pensili, perché non c'ho voglia di robe religiose. Ti le Babiloni, ok. Dici ci inguaiamo di meno? Non lo so. È verso i giardini pensili, che ammantavano la torre Parsi del Silenzio dalla baia.
La torre era una strana struttura. No, io voglio vedere i giardini. Ok. I giardini pensili erano magnifici. Curricles and horse drawn carriages tied for space under. Piccole carricole a vapore e carrozze trainate dai cavalli davano wide for space underneath the ship. Cercavano spazio sotto all'ombra degli alberi. Mm-hmm. È uguale. Figo. Anziani umani, uomini anziani che giocavano a scacchi. Vabbè, non sono macchine, quindi. Sulle panchine di pietra. Mentre i giovani uomini e donne jeered and started shouted advice which was true. Facevano il tifo dando suggerimenti che venivano bellamente ignorati. E all'ombra dei giardini vidi il simbolo del giglio di copper di rame sulla porta di una magione convertita. Ah sì, chissà. Ti ricordi? Era un simbolo. Era un simbolo. Fattori di sì, sì, sì. Andiamo, noi abbiamo, sì, ce l'abbiamo anche noi il simbolo. Finiamo nei guai, ma va bene, ci sta. Mi sono avvicinato, ho bussato alla porta e mi fu data una tazza di tè e una poltrona imbottita. Appena ho attraversato la soglia di questo avamposto degli artificieri. Era tutto molto ricco. Che la riccanza. Una piazza aperta, illuminata dalla luce del cielo. Lined with palm trees in large urns. Con file di palme in grosse vasi. Una fontana in mezzo alla stanza era stata convertita per pompare vapore che alimentava i pistoni di un gilt edge suspender, di un organo sospeso dai ricami dorati, che tamarrata. Okay. Che stava emettendo un motivetto allegro. A middle age Sikh, un Sikh di mezza età, in a bright blue con un turbante blu chiaro e pantaloni admirably pressed, stretti. Sì. Si avvicinò. What is it you require, traveler? Esatto, proprio all'indiana. Ma no, non sono tipo Raj. Di cosa hai bisogno, viaggiatore? Il mio maestro, il mio padrone e io stiamo vivendo in mezzo al mondo. Sono interessato nei trasporti. Want to know the fastest way from here. Su altre gilde di altri luoghi, di altri avamposti. Ma non capisco. Beh, se li chiediamo. La prima non è una domanda che ci fanno noi. Siamo noi viaggiatori. Sì, lui si dice di che cosa hai bisogno e tu gli dici io sto viaggiando. No, è una... non è una selezione, scusate. Io pensavo che la prima fosse anche una delle nostre selezioni. Ah, ok. My master and guide around the world. I'm interested in transportation. I want to know the fastest way from here. Beh, transportation già lo sappiamo che dobbiamo fare. Io farei la prima. Magari ci dice, in quella città c'è la gilda... L'uomo a noi. Capisco. Beh, allora, benvenuti a Bombay. Grazie, Capitano Ovvio. Mi interessano i mezzi di trasporto, dissi. Che invenzioni avete fatto? No, inventions non è invenzioni. Creazioni, no, inventions sono le scoperte. Ah, ok, in quel senso. Gli artificieri bickered amongst each other in at least 63. Hanno cominciato a chiacchierare tra di loro in almeno 6 diverse lingue prima che Dharampal, il Sikh, sorrise. We have invented many small things that you are using. Ah no, è vero, abbiamo inventato molte piccole cose che sono utili, ma non importanti, come i cappelli che prevengono... Sì, che evitano che l'acqua cada dalle bottiglie. Caps, quando... non sono i cappelli, cretino, che non sono... Ah, i tappi, quando vengono rovesciati. Minchia, tanta roba. I tappi che impediscono... Tipped suddenly upside down. Ma in trasporto non abbiamo fatto nulla. Ah, bene. Non ci sono... razzi, esatto. Motorized snakes, niente. Rise. Nulla. Anche se there's the working city of Agra. C'è la città camminante di Agra. Questa la voglio vedere, ovviamente, ma non l'abbiamo costruita noi. Non c'è modo di raggiungere Agra da qui. Protestai. Gli artificieri
fece lo spallucce. Immagino di no. Il treno verso Calcutta, sì, il treno verso Calcutta va, passa per Allahabad, verso sud. Ringraziai gli artificieri profondamente prima di accomiatarmi. Accomiatarmi, bravissimo. Ah, questi. Era quello che stavo cercando. Nonostante. Though at last I was so distracted by my musing that I failed to notice. Ah, anche se ero talmente preso dalle mie. Dalle mie cose. Sì. Che non notai due tizi che mi stavano. Malintenzionati. Che mi avevano. Cornered. Era aggirato angolo, sì. In un vicolo babbo, e mi hanno cercato di prendere le scarpe. Beh, chiaramente la prima. No. My shoes are disgusting. Orgoglio italiano. Sono di pelle italiana finissima, gridai prima del panico. Che fu un errore molto grave, visto che gli rese ancora più desiderabili. No. Tornai dal mio maestro, dal mio signore, dal mio padrone, scalzo e in pieno di vergogna. Spero che non succeda mai più, disse il mio padrone, in tono freddo. That has to be the last word of e questa sarà l'ultima cosa che dirà su Bombay. Cancello ai gioielli della corona dell'impero inglese. Tranne che... l'ultima cosa che disse... E di grazia, che è successo alle tue scarpe? Ah, Phileas. Tra quanto si parte? Possiamo esplorare. Che c'è altro da esplorare? Domani alle 4 PM. L'opzione. Sì, era per vedere quanto tempo abbiamo. Domani alle 4, minchia. Vabbè, facciamo robe. Calcutta. Ma non volevamo andare a Singapore con Razzo per tagliare. Il Razzo non sappiamo se arriva a Singapore, arriva a Nuova Goa. Però da Nuova Goa ci dicevano. No, la tipa quando gli abbiamo chiesto a Nuova Goa a Singapore ci ha detto ciccia. Ah, nessuna avventura né niente. Depart. Allahabad, Agra. Ma la Walking parte. City. Sì. Walking che sta camminando di là. Ci abbiamo giù i commerci da fare. Però sì, vabbè. Allora, 640 andiamo all'Akhbad. Basta. No. Ma no, abbiamo prenotato per giù. Adesso no, adesso possiamo andare a Bangalore. No, a parte domani. Vabbè, ma abbiamo già pagato tutto, no? Non lo so se abbiamo pagato. Abbiamo prenotato. Basta, Calcutta, possiamo andarci. Domani a mezzogiorno. Allahabad credo anche. Domani a mezzogiorno. Però c'è Agra, la città camminante. Ma non ci arrivi direttamente. Da Allahabad. Sì, vabbè. Scusa, Cioè, se la Nuova Goa diceva Singapore, sicuramente ci sarà una shortcut pazzesca che si potrà fare, secondo me. Che cazzo è Singapore? Tipo di qua. Tipo lì. Adesso non te le indica perché vabbè. No, ma è impossibile da Nuova Goa. Scusa. Via aereo? Perché no? Se tu dici che da Bombay ci pigliamo un aereo. Però in Asia. Se ti diceva Nuova Goa Singapore, evidentemente c'è un modo. La Cina dove? Certo, così mi sono perso. Allora, questa è l'India. No. Questa è l'India. Sì. Di qua c'è la Cina. Qua. Lì, esatto. Quindi evidentemente. Cina. No, aspetta. Lì. Questa roba qua. No. Questo blocco qua. No, ma scusa. Non si capisce un cazzo, aiuto. Russia, Cina è qua. Qua c'è qua. Ma cazzo è l'Europa, non la trovo più. Qua, la vedo sopra. Ma sono un cretino. Sì. Io sto guardando il mare pensando che sia la terraferma, ma porca vacca, quindi le scure è giustamente lo che scemo. Ok, pirla. Italia, ok, ci sono.
Quindi, secondo me è plausibile che si possa. Noi siamo qua, giustamente, in India, sì, certo. Che cretino. Ok, quindi questa è l'India. Lì è Russia e Cina. Russia e Cina, no, perché pensavo questa parte sì, qui, sì, no, ma questo capito. È mai l'oceano, che cretino. E ho fatto il contrario. Infatti non mi sembrava, dicevo, ma che cazzo di mappa è questa? Non me lo ricordo, non me lo ricordavo così il mondo. Esatto. No, certo, certo, se le parti scure sono la terraferma, ok. Quindi da qui, da Bombay, tu dici... Nova Goa, e poi da lì ci sarà un trasporto strano. Allora, forse Singapore lo vediamo. Hong Kong. Eccoli. Canton. E lì. Calcutta ancora in India. Sì, era per tagliarci un po' di strada in India, sennò... Che cazzo è Singapore? Magari compare una volta arrivato. Eccolo qua, tu che sei un sinofilo. Sinofilo? Sinologo. Beh, sì. Vabbè, comparso lo stesso. Singapore. Beh, bel, ah, beh, sì, bel trattino. Sì, 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 ci sta. E poi da lì andiamo in Asia dove vuoi. Sembra la scelta. Va bene, dormiamo. Non devi ricliccare, giusto un punto, vero? No, no. Okay. Perché c'è la parte domani, mi sembra... No, dobbiamo... Ok. Se ci sono viaggi disponibili, ci dice depart. C'ha la seconda per non far danni. Guarda adesso. Come so che rimane del giorno, ho passato qualche ora a pulire scarpe nella lobby. Earning 102 pound, guadagnando 102 pound, e scoprendo... Non ci sono né banche, né mercati a Allahabad. Una interessante scoperta. Un posto dove non c'è nulla. Quindi non ci interessa. Nova Goa, quindi, ecco, deciso? Qua. Sì, dai. Non c'è mai il mercato. Ah no, vabbè, fai lo spazio extra qualche altro. Ah, va sul pallone. Volanti, sì. Ma non era lo stesso. Era questo tipo uno Zeppelin. Però dice, siamo saliti poi di nuovo l'Atmotic che avevamo preso da Karachi, che stava viaggiando di nuovo verso Nova Goa, ma non è lo stesso. Avete qualche desiderio, signore? Passepartout. Hai tutta la mia attenzione. Nova Goa. No, aspettiamo... Pocket Altimeter. Stiamo volando, abbiamo... Okay, le... ok. Vuole consultare l'altimetro? Ma certo. Lower height with direct left over speed. E quindi? Chiacchierano, ha guadagnato un po' di vita. Quindi, we can earn journey will be most expensive. Questo viaggio sarà costoso. Certo. Ma possiamo ottenere qualcosa comprando e vendendo i nostri possedimenti viaggiando. Ok. Hai scoperto qualcosa sui Times riguardo Nova Goa? È una bella città. La vista sull'acqua sono spettacolare. Molto bene. Ah, non beh, è molto. Ti devi parlare con lui di solito. Il viaggio fu breve, così. Ho passato il tempo, sì, sul ponte d'osservazione. Sì. Scusate per l'ambulanza, ragazzi, ma fa un caldo fottuto e non possiamo stare con le finestre chiuse. Cercando di vedere, di ottenere un po' di... mettere in ordine le dimensioni di questa terra, il gioiello nella corona dell'impero britannico. E siamo a Nova Goa. Mercato. Non ce lo fa fare. È a hotel. Qui c'era da vendere la roba. Sì. Nonostante il portoghese, una volta dominasse i portoghesi, avevano dominato molte parti dell'India, la loro influenza era lì, si limitava a Goa e la sua capitale, Nova Goa. The whitewashed red roofed city, la città dei tetti rossi dei muri bianchi. Was very provocative for my taste. Era troppo castigata per i miei gusti. L'aria salata del mare soffiava attraverso Gulmohar, alberi di Gulmohar e acacia, steepled colonial churches. E, vabbè, le chiese coloniali. Chiese coloniale si intonavano con le loro campane e le biciclette a vapore figata. E risciò. Judge of the Cobble Street.
si sobbalzavano sulle strade ciottolate. The harbor was well developed. A young gone nun was blessing. Ah, dai. Una giovane suora, Goana, sì, non lo so, stava dando la benedizione dei marinai. Vicino all'harbor. Incredibile, in un latino chiaro e bellissimo. Una croce d'oro pendeva dal suo dark purple robe, sulle sue vesti scure, dark purple, di viola scuro. E il suo wimple had pulled back to reveal the smallest badge. E la sua cuffia si era leggermente spostata per rivelare un piccolo, una ciocca di capelli neri. Per cosa li state benedicendo? La sorella si rimise la cuffia a posto. Grazie, buon uomo. She looked me around. Ma non... No, non gli ho detto di rimetterla a posto. Vabbè. Non siete un marinaio. Benedite solo i marinai. Mio padre e mia madre, e mia nonna prima di lei, e tutte le mie sorelle, fratelli e cugini, e anche i miei due zii, sono tutti marinai. Cavoli. Conosco i marinai e le loro necessità spirituali. Quindi mi dirigo qui, al porto, dove c'è bisogno di me. Over the bay, guardo verso la baia, verso l'oceano. Anche se, forse, anche voi avete bisogno di una benedizione. La seconda, dai. Non può far male. Non sono credente. È la sfortuna. Ci Please, colpire. Sister. Quindi più uno ai tiri per colpire, più uno speriamo, esatto, me lo auguro. Prego, sorella. Dovete solo chiedere la grazia. Sospirò. E chiuse i suoi occhi, toccando la mia fronte. Ecco, vai con Dio. Allontanandomi lungo una delle tante spiagge dorate di Nuova Goa, ho capito che la giovane suora mi aveva messo qualcosa in tasca mentre mi benediceva. La croce dorata. Ella. What? Esaminiamola. La esaminai, piovi da vicino, e fece tremò con un distinto suono meccanico, ma poi si fermò. Era ornata. Ornata, era incisa, incisa sul fondo, con le parole sorelle di Didaco, Madras. Curioso. Maledetti, vogliono farci andare a Madras. Andiamo al mercato intanto. Prima vendiamo le robe. Sì. E poi ci pensiamo. Che erano... Ah! Porca vacca! 6.009 a Beijing. Sì, ma noi sappiamo dove Madras andare. L'abbiamo già superata, no? Non mi ricordo, adesso vediamo. Se no la portiamo a Madras, altro che venderla. 7.000 a Pechino. Sì, ma abbiamo 14.000. Lo so. Ah, il sugar cane e cose. Ah, erano per Singapore. A 510 però. Via. Va bene, dai. Gli altri che sono? Singapore. Vabbè, Singapore volevamo andarci. Quindi Pechino, Singapore. 4.700 qui. Sì, sicuramente non. Esatto. Non abbiamo comprato così tanto. Allora, che oggetti possiamo comprare invece? Il martello. No, gli altri no. Non sono da vendere, sono oggetti di equipo. Rangoon, Batavia. Singapore anche questo, ok, ci può stare. Il room. Beh. Io farei così, farei così. Vabbè, Grecia, Turchia ormai direi che abbiamo ben che dato. Però sbblocchiamo. Cazzo c'è prima. Abbiamo tornato. Cazzo c'è. Tanto a Londra. Cazzo c'è. Occupa uno, pigliamolo. Qualche lupo di mare, scusa. Ok, allora dobbiamo esplorare per cercare di capire un po' come muoverci, giusto? Eh sì. Bangalore e Madras. Per la andiamo lì a vendere. Ah, ma è portare la croce, sì, certo.
Subito, pim pam pum. Bangalore. Andiamo a Bangalore subito, ciao. Ok. Via. Sì. Via, via. 40 minuti, cazzarola. Signori, pausiamo qui. Vi lasciamo col cliffhangerone. In partenza da... Arriveranno o no a Bangalore? Vabbè, ce la faranno, dai. I nostri eroi? Beh sì, dai. A non affondare nell'oceano, nella Quindi terreno. Stiamo lasciando Bombay. No, non è vero. Nova Goa. Va bene. Signori, prossima puntata arriviamo a Bangalore, Madras, perché vogliamo vendere roba a Bangalore. Sì, comunque... Andare a Madras e consegnare la croce, sperando che triggeri qualche vento figo. Poi vedremo. Se no poi andiamo a Singapore... Se a Madras la croce non triggerà nulla, ce la vendiamo a Singapore. Sì, o se no anche a Pechino era tanta valutabile. Tanto andiamo in Cina, sì, sicuro. Cina, Giappone per forza. Vediamo la prossima volta come va con l'ottavo episodio, perché questo era il settimo. Bene, ragazzi, alla prossima. Alla prossima. Ciao.